Presenterò in questa sede il progetto WeMap, Western Megaris Archaeological Landscape Project, che è stato avviato nel 2019 grazie all'accordo bilaterale Sinergasia tra la Soprintendenza e l'Antichità dell'Attica Occidentale e la Scuola Archeologica Italiana di Atene. Il progetto WeMap ha l'obiettivo di indagare l'uso rurale del territorio della Megarida Occidentale nella diacronia, la storia del paesaggio nel lungo termine e l'interazione uomo-ambiente, di studiare le relazioni città-campagna e gli insediamenti nucleati coevi al centro urbano di Megara nelle sue fasi più antiche. La città di Megara è ben nota nelle fonti e nella storia. Gli scavi di emergenza effettuati in vari punti della città hanno parzialmente chiarito la situazione topografica urbana antica. Ma poco si conosce dell'organizzazione del suo territorio, situato tra l'altro in posizione strategica al crocevia tra l'Attica, la Beozia e il Peloponneso. Dalla carenza di dati archeologici per il territorio è nata l'idea di questo progetto, che fa ampio uso delle moderne metodologie per la ricerca su contesti territoriali meno facili da comprendere, attraverso ricerche di superficie e tecnologie integrate. Capire le strategie di insediamento, di sfruttamento delle risorse naturali, significa restituire a questa striscia di terra, ponte sospeso tra Grecia continentale e Peloponneso, un po' della sua storia vissuta, agli abitanti di oggi e dei tanti ieri. Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Patrasso, nella persona di Pavlos Avramidis, è stato intrapreso l'esame dettagliato delle caratteristiche ambientali e paleoambientali dell'area. L'area di studio fa parte della sezione occidentale dell'arco vulcanico dell'Egeo meridionale, che si estende dal Golfo Saronico fino al Dodecaneso. L'area di interesse per il nostro progetto è conosciuta ai geologi come area di Susaki Megara ed è la punta più occidentale dell'arco vulcanico, molto attiva a livello sismico nel corso del Pliocene e del Quaternario, ed è anche la testimonianza più occidentale delle rocce vulcaniche del tardo Cenozoico. Nel distretto sono stati registrati importanti terremoti storici e oggi l'area è caratterizzata come sismicamente attiva. Le formazioni geologiche che interessano l'area di studio sono costituite da marne, argille e calcari marnosi da ambienti marini e lagunari, coperti da argille rosse alternati da strati di arenarie e conglomerati, a loro volta coperti da sedimenti a grana grossa e conoidi alluvionali con ciottoli, ghiaia e sabbia a proporzioni variabili. I depositi olocenici si trovano invece nella piana di Megara, sotto forma di depositi alluvionali abbastanza fertili, e alle pendici dei massicci sotto forma di accumuli di ghiaia, caratteristica del suolo superficiale dell'area, che non risulta pertanto molto adatto alle coltivazioni di cereali, ma piuttosto di olivo e vite. L'area geografica della Megaride si estende tra due mari e tra due catene montuose che fungono da spartiacque. A nord si sviluppa il Monte Patera, mentre a ovest si trova il massiccio dei Monti Geragna, al confine con la provincia di Corinto. La morfologia del territorio è ammorbidita da forme collinari in direzione ovest-est, che definiscono aree a carattere pianeggiante o con pendenze leggere, come la piana di Megara, che si estende a nord e a est della città, un ecosistema chiuso ad estensione ridotta, temperato per quanto riguarda il clima e adatto allo sviluppo di centri abitati. Dall'inizio dell'età storica fino ad oggi, la maggior parte delle attività economiche legate all'agricoltura e all'allevamento si concentra nell'area caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali a nord e a est della città di Megara, coperta da ampi uliveti. Anche il resto del territorio, tuttavia, offre occasioni di sfruttamento diverse ma possibili, come la coltivazione di resina di pino sui Monti Geragna o la coltivazione a vigneti sulle pendici dei monti stessi, o nelle piccole depressioni in altura in cui si raccoglie suolo fertile, per questo preservate dalla copertura boschiva. Questo è rappresentato nella cartografia vettoriale degli ultimi 20 anni, Corinth Land Cover, che definisce l'uso del suolo a scala 1/100.000. L'impiego estensivo della viticoltura nell'area è testimoniato dalla presenza di edifici, esempio di architettura vernacolare, tipici del territorio di Megara. Sono chiamati dai locali patitiria, e sono piccoli edifici in pietra destinati allo stoccaggio e alla lavorazione dell'uva. La maggior parte sono in rovina, abbandonati per lo più dopo il forte terremoto del 1981, ma in buon numero sono stati riutilizzati e spesso leggermente ampliati come capanni rurali in cui poter anche alloggiare nei giorni di vendemmia.
Queste costruzioni erano caratterizzate da un minimo di uno o un massimo di tre piccoli ambienti rettangolari, con ingressi aperti sui lati lunghi dell'edificio e pavimentati in terra battuta. Illuminazione e areazione erano garantite da piccole finestre. L'ambiente principale, il patitiri vero e proprio, è quello destinato alla pigiatura, mentre un altro ambiente laterale, leggermente più grande e a volte costruito successivamente, è destinato invece alla raccolta del mosto e allo stoccaggio e conservazione dell'uva. I patitiria sono stati mappati con la collaborazione di Dario Anelli grazie alle fotografie aeree dell'Ufficio Catastale Greco, con l'ausilio delle fotografie aeree disponibili in Bing e dei satellitari Google Maps. Essi sono presenti in gran numero nel territorio e sono testimoni dell'organizzazione delle proprietà nel passato recente, probabilmente dall'epoca della nascita dello Stato greco dopo la rivoluzione del 1821. La vicinanza di molti patitiria, che spesso sorgono a gruppi, è dovuta probabilmente a vincoli di parentela che legano le famiglie proprietarie dei vigneti confinanti. Dalla distribuzione sulla carta di uso del suolo del Corin Land Cover 2006 è chiara la corrispondenza tra patitiria e terreni coltivati, o potenzialmente coltivabili, a vigneto. Questo pattern offre un ottimo punto di partenza per l'esame dell'insediamento nell'area, caratterizzato in età moderna da un solo insediamento nucleato, il centro urbano di Megara, unico centro nucleato anche per gran parte dell'era antica, a parte i piccoli insediamenti costieri, oggi turistici a carattere stagionale, in passato porti e approdi. Un sistema supportato da un territorio fondamentalmente ad uso agricolo, sfruttato dagli abitanti stessi della città di Megara. Elemento caratterizzante del territorio è costituito dai Monti Ghierania, la cui importanza strategica, nota per le epoche più antiche, è testimoniata anche nella diacronia. Nei momenti di formazione dello Stato greco dopo la liberazione dal giogo ottomano, in un primo momento i Monti Ghierania non costituiscono una precisa linea di demarcazione, ma durante la definizione amministrativa del nuovo Stato, la penisola di Peracora viene assegnata alla regione dell'Argolide Corinzia, mentre l'area nord-est, conosciuta come Derbeno-Coria, ma definita allora come provincia Megaride, viene assegnata alla regione Attico-Beota. Anche in antichità l'area di Peracora era sotto il controllo di Corinto, dopo un periodo iniziale di influenza megarese in età geometrica, e tanto più i Monti Ghierania assumevano una significativa valenza di demarcazione. Nello stesso tempo questa catena, con i suoi 1270 metri di quota massima, fungeva anche da crocevia per vie di comunicazione a lunga percorrenza, dalla Grecia continentale al Peloponneso. Nella prima campagna del progetto WIMALP sono state effettuate ricognizioni archeologiche di superficie intensivo-sistematiche e rilievi strumentali in due aree selezionate, una delle quali proprio sui Monti Ghierania. Il pianoro di Vrestisa, sito di un insediamento fortificato, situato in un'area libera dalla fitta pineta e oggi occupata da vigneti. Il sito è collegabile a questa attività anche in antico, come sembrerebbe testimoniare una traccia fossile di un antico vigneto, con alloggiamenti scavati nella roccia messa in luce da uno scavo realizzato dalla sovrintendenza locale poco al di sotto del pianoro. Nell'area del pianoro di Vrestisa, ad un'altitudine di circa 600 metri sulle pendici orientali dei Monti Ghierania, era conosciuta l'esistenza di un antico abitato, con un muro di fortificazione che racchiudeva il pianoro. Il sito di Vrestisa potrebbe con tutta probabilità corrispondere alla coma citata nelle fonti con il nome di Tripodiscus, una delle comae che contribuirono al sinecismo di Megara nell'VIII secolo a.C. Nell'VIII secolo, Megara si presentava come l'insediamento più importante dell'area, con porti sul Golfo di Corinto e sul Golfo Saronico, rispettivamente Page e Nisea. Probabilmente Megara non era la città dominante nella regione fino a quando non si rese indipendente da Corinto, mentre prima era solo una delle cinque comae presenti sul territorio. Plutarco parla di cinque comunità: Erei, Pirei, Megaresi, Cinosuri e Tripodischi. L'insediamento di Tripodiscus è citato da Pausania come villaggio fondato sul luogo in cui era profeticamente caduto un tripode in viaggio da Delfi ad Argo, ed è menzionato da Strabone, che cita navi da Tripodes, navi a disposizione di Aiace in partenza per la guerra di Troia. Tripodes o Tripodiscus, insieme ad altre località della Megaride, sono citati da Strabone come Coria di Megara, Coria Megarica.
Il sito di Brestisa è collocato in altura, lungo importanti assi di comunicazione, lungo il passaggio interno tra Atene e Corinto e tra la Grecia settentrionale e il Peloponneso, attraverso Delfi e, per l'appunto, la Megaride e i Monti Chirania. La felice collocazione topografica ed il fatto che tra le località dell'area per cui sono conosciute testimonianze archeologiche, questo sito è l'unico che presenti tracce sufficienti che possano essere ricondotte ad un insediamento di medio-grandi dimensioni, hanno portato ad identificare potenzialmente l'abitato con la Come Tripodiscus. L'insediamento poteva sfruttare un plateau caratterizzato da un lieve pendio e adatto ad un utilizzo agricolo, e dalla sua posizione strategica sovrastava il passaggio interno, la piana di Megora e la città stessa. Le indagini del 2019 nel pianoro hanno previsto voli da drone, la mappatura con l'utilizzo di GPS differenziale delle strutture architettoniche visibili in superficie, attività di ricognizione intensivo-sistematica di superficie e produzione di carte di densità e di visibilità dei frammenti ceramici. Le indagini hanno permesso la mappatura delle emergenze architettoniche visibili in superficie e la ricostruzione del possibile andamento della fortificazione dell'abitato, conservato innalzato in molti tratti. Il muro che circonda l'abitato, realizzato con blocchi grossolanamente tagliati di dimensioni medio-grandi, è rintracciabile in alcuni tratti nelle sue due facce, interna ed esterna, mentre in alcuni punti sembra essere contemporaneamente anche un muro di contenimento. In uno dei suoi tratti, lungo oltre 20 metri, il muro di cinta è conservato innalzato per un'altezza di più di 2 metri. Il rilievo a laser scanner effettuato su questa sezione di muro per tutta la sua lunghezza visibile è in corso di studio. Il modello 3D e l'ortofotopiano del prospetto del muro sono stati ottenuti grazie alla concatenazione di 26 scansioni effettuate da altrettante stazioni posizionate lungo e sopra il muro da rilevare. Nella fase finale di rielaborazione sono state eliminate le informazioni in eccesso relative alla fitta vegetazione che copre e circonda il tratto di muro e che rendeva difficile il rilievo con strumenti tradizionali, data anche la forte pendenza del terreno in quel punto. Le attività di ricognizione intensivo-sistematica di superficie hanno seguito una griglia di 20x20 e 10x10 metri, rispettando i confini dei campi, con il conteggio totale dei frammenti ceramici visibili in superficie. Le ricerche sul campo di rilievo strumentale e ricognizione di superficie intensivo-sistematica hanno confermato che il muro di fortificazione racchiudeva il pianoro, chiudendo anche l'accesso attraverso la valle di un torrente a sud-est, ed hanno confermato l'esistenza di un abitato. Si trattava di un insediamento di dimensioni medio-grandi, apparentemente a carattere sparso, con un'estensione di circa 20 ettari all'interno di un'imponente cinta muraria, con molta probabilità adesso coeva, la cui cronologia rimane però ancora da stabilire. All'interno della linea fortificata si possono riconoscere almeno quattro gruppi di abitazioni, caratterizzati dalla presenza di edifici visibili in superficie che impiegano una varietà di tecniche edilizie, con uso preponderante di blocchi medio-grandi senza presenza di legante. Ne sono stati registrati più di 20, quasi tutti all'interno delle zone a copertura boschiva, fattore che ne rende più difficile il rilievo, e le forme dei resti sembrano ricondurre a crolli dovuti ad azione sismica. Pozzi antichi sono ancora visibili sul sito, alcuni utilizzati ancora in epoca moderna, per l'irrigazione dei vigneti, e anche terrazzamenti antichi sono riconoscibili. A livello preliminare possiamo dire che i materiali presenti sul sito, registrati e raccolti, sono variegati e databili alla prima età del ferro, al periodo arcaico classico, al periodo romano-tardo-romano, all'epoca moderna. Sembrerebbero essere assenti materiali d'età preistorica e medievale. Solo uno studio più accurato sulle costruzioni e sulla ceramica comune rinvenuta, affidato a Barbara Carré e Philippe Besse, potrà fornire informazioni sulla cronologia dell'insediamento e degli utilizzi successivi dell'area, insieme a sondaggi stratigrafici in programma per il prosieguo delle ricerche. Nella campagna 2019 si sono anche svolte indagini di ricognizione intensivo-sistematica di superficie nell'intera area di una cava di pietra calcarea molto porosa, a poche centinaia di metri dal centro urbano di Megara. La zona sul crinale nord della valle del fosso inciso occupata dalla cava
reca tracce di utilizzo agricolo in epoca tardo-romana. Tra i materiali sono stati rinvenuti vari frammenti di arnie fittili. La cava stessa, lungo i gradoni creati dai fronti, è stata oggetto di ricognizione di superficie intensivo-sistematica e tra materiali di vario genere ha restituito anche frammenti di ceramica fine a vernice nera. La ricognizione è stata accompagnata da attività di rilievo strumentale e fotogrammetrico a scala di dettaglio di fronti di cava selezionati. Voli da drone e fotogrammetria hanno aiutato nelle operazioni di rilievo e nella creazione di un ortofoto da utilizzare per la pianta e il modello 3D. La cava è ricavata nelle falesie della valle incisa di un torrente stagionale che scorre in direzione nord-ovest-sud-est. Gli ampi fronti di cava ben conservati, con superfici verticali quasi piatte create dal distacco di volumi di pietra, testimoniano l'estrazione organizzata e sistematica del calcare. Le tracce di lavorazione individuate sui fronti di cava sembrano ricondurre a tecniche estrattive che prevedevano l'utilizzo di cunei, di legno dilatati con acqua o di metallo, inseriti in fessure, perimetrali al blocco da cavare, ricavate con l'utilizzo di picconi. Segni di installazioni legate allo sfruttamento dell'acqua sono stati riconosciuti in vari punti della cava. La prima campagna ha evidenziato quanto il potenziale archeologico dell'area dell'intera Megarede occidentale sia alto. Ricerche sistematiche intensive nelle campagne successive potranno gettare luce sul popolamento della Cora di Megara e sull'interazione uomo-ambiente nella diacronia. Le ricerche passano anche attraverso la sensibilizzazione della comunità locale agli studi in corso. Attività in programma per il prossimo futuro andranno proprio in questa direzione, con la pubblicazione della pagina web in fase di allestimento e soprattutto con l'organizzazione di laboratori partecipati che mirino al coinvolgimento diretto dei cittadini nelle ricerche, in particolare per quanto riguarda il recente passato rurale dell'area e la percezione della storia diacronica del territorio. Vi saluto con uno slideshow realizzato dagli studenti di Roma 3 per raccontare la loro esperienza sul campo in Megaride.